Ciao a tutti amici di Vapers for Passion. Buonasera. Avete visto il vostro amico che rigenera e vi è venuta la curiosità di voler provare, ma credete sia troppo difficile farsi una resistenza da soli? Non sapete come si fanno le coil? Non c'è problema, vi spieghiamo come girare una coil. Detto questo, andiamo subito a vedere come si fa. Procediamo con il fare una resistenza, quindi in questo video, come abbiamo detto, vi facciamo vedere solo come si fa una resistenza da montare su un atomizzatore. Innanzitutto, per poter fare una resistenza ci serve del filo resistivo. In questo caso stiamo utilizzando dell'acciaio 316L26 gauge, giusto così come primo filo che avevamo, giusto come esempio. Qui facciamo vedere solo come si fa una coil. A questo punto tagliamo una sezione di filo. Io sto usando un tronchese, una tronchesina, ma specialmente con i fili sottili, con i fili grossi ovviamente no, ma con i fili sottili di questo diametro non dovreste avere problemi, potete usare tranquillamente un tagliaunghie. Tagliamo la nostra sezione di filo. All'inizio, quando dovete fare pratica, io adesso sono stato eccessivamente largo, però comunque rimanete larghi perché così riuscite a muovervi un pochino meglio finché non prendete dimestichezza e dopo riuscirete a usare anche meno filo. Qui abbiamo la nostra sezione di filo. In questo video vi farò vedere come fare le resistenze con le spire attaccate, perché ci sono due scuole di pensiero, spire attaccate e spire staccate. Nella mia esperienza l'unica circostanza in cui ritengo utile sul serio avere le spire staccate piuttosto che attaccate è per svapare dei tabaccosi organici, quindi che incrostano molto, e tenendo le spire leggermente staccate ho potuto constatare anch'io che effettivamente si caramella un po' più lentamente la nostra resistenza, però per tutte le altre circostanze in generale mi sono sempre trovato bene a fare le spire attaccate, quindi ve la faccio vedere così. Detto questo, una volta che abbiamo staccato il nostro pezzo di filo non ci resta che appunto creare la nostra resistenza. Mi sto servendo di questo stecchettino che praticamente ha ad ogni livello uno spessore diverso per poterci consentire resistenze su punta da 1,5, 2, 2,5, 3 e 3,5. Visto che è una coil sample, lo possiamo dire, giusto per fare un esempio, faccio un setup puramente a caso, quindi farò 7 spire su punta da 3. Prendete un pezzo di filo, state larghi così avrete un migliore grip, una migliore presa. Poi con l'indice e il pollice li tenete saldi in questo modo qua, così, mentre tenete lo stecchetto. Così. Dopodiché tenete il filo bello teso, sempre bello in tensione, e iniziamo a girare la nostra coil tenendo bene in tensione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Diamo una bella tirata, una bella schiacciatina, così proprio schiacciamo la nostra coil. Detto questo, non ci resta che tagliare l'eccessiva eccedenza di filo, ma come vi ho detto sono stato molto largo apposta, poi pian piano ne avrete bisogno di meno. Questo è il nostro risultato finale. Come potete vedere riusciamo a contare 7 spire. Anche se appunto di questo vorrei fare una precisazione sul modo di contare le spire. Voi ne vedete 7, ne riuscite a contare 7, ma le spire effettive sono 6, perché metà da un lato e metà dall'altro fanno da gambine di collegamento dopo che le abbiamo inserite nel nostro atomizzatore. Quindi noi ne contiamo 7, ma effettive valgono come 6. Ultima cosa al volo, ovviamente io ho lasciato le gambine così nel caso di inserimenti nei deck più comuni, quindi magari deck velocity, deck quad post, insomma i deck che hanno i due fori tutti nella stessa direzione, anche deck postless. Nel caso doveste buildare su un single coil, quindi con atomizzatori che hanno le piattine di fronte, vi basterà fare la mezza spira così. Ecco come viene appunto, come deve essere il risultato finale,
E la coil impostata in questo modo la utilizzate su atomizzatori tipo Adalì, tipo Ention, tipo Flave, tipo Wasp Nano, eccetera, eccetera, eccetera. Ora abbiamo la nostra coil pronta da essere installata. Come detto precedentemente, in base a come abbiamo le nostre torrette, dovremo fare le gambine o nella stessa direzione oppure opposte. Ma il succo è quello che una volta che l'avete, la inserite. Una volta che l'avete inserita, nel caso la stesse utilizzando in single coil, verificate semplicemente che l'accensione sia omogenea dal centro verso l'esterno. Prime attivazioni a wattaggi leggeri, con una pinza con la punta in ceramica, grattate mentre date un pochino di watt e già vedrete che nei single coil dopo l'accensione sarà perfetta e non vi resterà che cotonare e poi dopo poterla utilizzare. Nei dual coil dovete fare attenzione che la cosa sia uguale in entrambe le resistenze, quindi che si Speculare. accendano, bravissimo, cioè dal centro verso l'esterno esattamente nello stesso momento e con la stessa intensità. Ovviamente questo è un tutorial per farvi vedere fisicamente come fare, ma ricordatevi che l'unica cosa che vi farà imparare a rigenerare è fare pratica, 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 pratica. Pian piano imparerete, mai iniziate, mai imparate, quindi Come diceva lanciatevi. il maestro Miyagi, metti la cera, togli la cera, gira la coil, fai la coil fino all'infinito. E dopo questa perla di Miles Sun, il video è terminato. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e mettete un bel mi piace qua sotto. Mentre se siete su Facebook mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook Vapers for Passion, un bel mi piace al video e condividetelo everywhere. Io sono Kata. Io sono Miles Sun. Alla prossima recensione, ciao. Arigato!